Ciao, oggi c'è poco da ridere, perché noi siamo quelli che normalmente vi fanno sognare, divertire, ridere, ballare, cantare, ritornare bambini, o comunque farvi passare un po' del vostro tempo senza pensare ai vostri casini. Beh, il tempo che voi passate senza pensare ai vostri casini è frutto del nostro lavoro e ce ne vuole di tempo per creare una cosa che vi faccia minimamente elevare. Noi non abbiamo nessun tipo di tutela e noi stiamo rischiando grosso. Per cui rilancio l'hashtag di Valeria. Oggi c'è poco da ridere. Ciao. Un grande abbraccio a tutti voi da me, Valeria Angelozzi. Io sono un'attrice, vivo di questo lavoro e in questi giorni la discussione sulla nostra condizione lavorativa, in generale su quella dei lavoratori dello spettacolo, è davvero molto molto accesa. Non so se lo sapete, ma come attori noi non esistiamo, non abbiamo nessun riconoscimento a livello giuridico. I lavoratori dello spettacolo in generale vivono in una situazione di precarietà costante senza un'adeguata copertura a livello di diritti e a livello di tutele. Ovviamente la quarantena, il Covid, hanno acuito questa situazione di crisi, ma non è che prima fossimo messi molto meglio, eh? No. Per questo io credo che ci sia davvero poco da ridere. Anzi, a questo proposito lancio proprio un hashtag, va. C'è poco da ridere. Credo che sia dovere di tutti noi batterci affinché venga fuori la nostra situazione e quanta più gente possibile sappia qual è la reale condizione di tutti i lavoratori dello spettacolo. Non dobbiamo nascondere la testa sotto la sabbia. Non più. Questo almeno è un primo passo. E speriamo davvero di rivederci presto. Adesso la smetto di ammorbarvi e torno a parlare con la scopa, giuro.